Momento con noi, buongiorno e grazie Assessore. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. È Allora, com'è andato questo incontro, Assessore? stato un incontro molto faticoso perché non è facile interagire e trovare un metodo di lavoro con persone con agricoltori che non si lasciano rappresentare e che però nello stesso tempo hanno esigenze e caratteristiche molto diverse, vengono da territori molto diversi. Però siamo riusciti a costruire insieme un metodo di lavoro. Con questo metodo di lavoro abbiamo affrontato, così come loro hanno chiesto, i primi tre temi che riguardano l'acqua, i cinghiali e il caro gasolio, e su questi tre temi ora lavoreremo con gli uffici per cercare di dare delle risposte agli agricoltori, e fra 2 settimane ci rivedremo per fare il punto della situazione. Quindi solo un primo tavolo, ma ci saranno momenti di confronto costanti. Sì, la richiesta principale è proprio quella di incontri costanti e su un lunghissimo elenco di problemi e di criticità che vanno ovviamente da contesti lucani fino anche a problemi di leggi europee. Quindi, insomma, sarà un lavoro complesso, ma sono molto fiducioso che porterà comunque a dei risultati per aiutare i nostri agricoltori. Assessore, qual è la criticità più facile da risolvere in breve tempo e quella invece più complessa? Quella che possiamo provare a risolvere nel più breve tempo è la non prevedere l'aumento del costo dell'acqua per gli agricoltori così come era stato previsto, anche se si tratta di un aumento davvero minimo, perché si parla di un aumento di 0,01 centesimi al metro cubo, quindi davvero quasi irrilevante. Però in questo momento per loro può rappresentare comunque un altro elemento di criticità e faremo di tutto, sono molto fiducioso, per evitare questo aumento. Le cose più difficili sono riuscire a creare utile negli agricoltori che hanno dei prezzi di vendita, soprattutto dei cereali, troppo bassi. Nel momento in cui i nostri produttori non riescono a fare rete e quindi a mettersi insieme per contrattare un prezzo importante con un unico venditore, diventa davvero difficile. Ma stiamo cercando di stimolare la creazione di filiere che mettano insieme tutti i produttori con una parte commerciale unica che possa finalmente garantire il giusto prezzo al nostro grano e ai nostri cereali, che sono di qualità, non come quelli che vengono dal Canada. Assessore, c'è poi il tema dei cinghiali, circolano quotidianamente foto anche sui social, ormai in città, in qualsiasi ora del giorno e della notte. Come si risolve questo problema? Sì, allora è bene che tutti i cittadini della Basilicata e tutti quelli che seguono la vostra trasmissione capiscano che il problema dei cinghiali non si è creato in un mese, ma si è creato in 30 anni, nei quali la Basilicata ha fatto della tutela ambientale un cavallo di battaglia, trasformando il 30% del territorio della Basilicata in parco. Nel momento in cui si creano le condizioni di tutela assoluta della fauna, ovviamente si hanno delle conseguenze, quindi ciò che è stato creato da 30 anni di, diciamo, di contenimento e di cura della fauna, ovviamente non si può risolvere in pochi mesi. La Basilicata deve trovare un nuovo equilibrio. Probabilmente chi ha immaginato di creare così tanti parchi e così estesi, pensate per esempio che nel parco dell'Appennino Lucano ci sono 19 comuni. Un parco immenso e due comuni sono totalmente parco. Ovviamente, come potete immaginare, prima del governo Meloni non si poteva uccidere nei parchi e quindi i cinghiali si sono riprodotti in modo impressionante. Una regione che ha come attività primaria l'agricoltura si doveva preoccupare delle conseguenze che queste scelte avrebbero poi portato sull'agricoltura. Così non è stato fatto. Oggi ne paghiamo le conseguenze, ma finalmente stiamo invertendo la rotta. Si uccidono i cinghiali anche nei parchi, si sta triplicando il numero dei cinghiali uccisi, quindi riteniamo che anche per contenere rispetto alla peste suina il rischio, finalmente inizi un decremento del numero dei cinghiali importante che possa fino alla fine arrivare a poter convivere con l'agricoltura. Un'ultima riflessione, Assessore. Ieri sera 10 consiglieri lucani hanno chiesto la convocazione urgente di un consiglio comunale proprio per affrontare la crisi del settore agricolo.
Sì, è ovvio, siamo in campagna elettorale, c'è tanta voglia di protagonismo da parte di chi si candiderà alle prossime elezioni regionali. Totalmente legittima questa richiesta, ovviamente. Io che sono la parte, diciamo, istituzionale, penso ogni giorno a lavorare per l'agricoltura da 8 mesi, lo continuerò a fare, lo abbiamo fatto con grande sintonia in questi mesi. Ora ci sono delle criticità in più, bene che se ne preoccupa il maggior numero possibile di consiglieri regionali, quindi che ben venga. È ovvio che bisogna smettere di raccontare favole e immaginare di dare soldi che non si sa però da dove devono essere presi, perché il bilancio della regione Basilicata è molto stringente, e quindi spero che i consiglieri regionali, più che raccontare favole, possano individuare risorse da destinare all'agricoltura, cosa che per ora non è stata facile, ma io sono fiducioso che possa succedere. Grazie all'assessore all'agricoltura della regione Basilicata Alessandro Galella, le auguro buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a voi, arrivederci. A risentirla.